Quali sono le esperienze che la sanità e le sfide che la sanità si trova ad affrontare in questa pandemia o appena finita la pandemia? Ma io credo che il primo punto sia una maggiore consapevolezza di tutte le persone che il Servizio Sanitario Nazionale è davvero la cosa più importante che abbiamo. E quindi dobbiamo chiudere, come abbiamo iniziato a fare, la stagione dei tagli e aprire una nuova grande stagione di investimenti. 3 anni fa sul Fondo Sanitario Nazionale c'erano 114 miliardi di euro e si metteva 1 miliardo all'anno. Dopo 3 anni ci sono 124 miliardi, cioè sono stati messi 10 miliardi, quello che si metteva in 10 anni, in 3 anni. E questo di cosa è figlio? Di una grande consapevolezza, cioè dentro la crisi del Covid le persone hanno capito che sulla salute bisogna investire di più, quindi questo è il primo grande nodo. Poi bisognerà anche cambiare le regole, meno tetti di spesa, meno diciamo limiti alla possibilità di investire per esempio sul personale sanitario, che per noi è una leva fondamentale. Ecco, io penso che la sfida vera sia trasformare la crisi, la più grande crisi sanitaria che si sia vista negli ultimi decenni, in un'opportunità di ripartenza e di rilancio. Questo è il nostro obiettivo. Che spazio viene dato poi alle iniziative dei singoli, dei privati all'interno di questa trasformazione, di questa opportunità, come l'ha chiamata lei? Ma il Servizio Sanitario Nazionale è costruito chiaramente a partire dalla necessità di dare risposte a tutti, questo è il nostro obiettivo, l'idea di universalità, cioè significa che se una persona sta male non conta quanti soldi hai, non conta di chi sei figlio, non conta il colore della tua pelle, ma hai diritto ad essere curato. E per farlo abbiamo bisogno di un Servizio Sanitario Nazionale universale, e in Italia questo Servizio Sanitario Nazionale tiene dentro chiaramente i soggetti del servizio pubblico e anche i soggetti del privato accreditato.